Queste prime ore sono dedicate agli incontri istituzionali, ad avere un quadro di conoscenza del territorio, indispensabile poi per le iniziative concrete. Quindi sto raccogliendo indicazioni dai colleghi della prefettura e dai responsabili istituzionali della provincia, ad iniziare dal presidente della provincia. Mi vedrò a breve anche con gli altri attori del territorio, quindi sulla base di quel che emerge affronteremo insieme le emergenze che sono in corso, ad iniziare da questa che effettivamente ci ha colti un po' di sorpresa del maltempo che ha colpito ieri il territorio catanzarese. Ovviamente tra le varie problematiche di cui lei sarà sicuramente consapevole, qui in Calabria, in provincia di Catanzaro, c'è questa la presenza della criminalità organizzata che resta veramente il grande vulnus di questo territorio. Da questo punto di Certo. vista, qual è il messaggio che lei vuole inviare un po' anche agli attori istituzionali del territorio? Massimo impegno ovviamente su questo fronte, con stretto accordo con l'autorità giudiziaria. Ho già sentito il procuratore Gratteri e a breve ci incontreremo. Per noi ovviamente è essenziale le indicazioni che vengono dall'autorità giudiziaria. Invece per quanto riguarda invece i cittadini, cosa si aspetta dai cittadini che stanno vivendo una fase in generale, non soltanto in questo territorio, molto, molto difficile comunque? È un periodo complesso dappertutto. Io vengo da una realtà ben diversa come quella del nord, però la situazione di difficoltà si avverte dovunque. Certo, laddove si parte da una condizione più difficile, ancor più si avverte. Io penso che la cosa essenziale di fronte a questioni complesse è quella di affrontarle insieme, con un forte spirito istituzionale, con un forte spirito di coesione sociale. Grazie.